Franco Napoletano, presidente della Proloco di Airola, ritorna l'iniziativa La Piazzetta del Libro Vissuto. Con quali novità quest'anno? Allora, la Proloco di Airola, in collaborazione con il Comune di Airola, dedicheranno il prossimo fine settimana all'insegna della cultura, della musica e della storia del nostro paese. In questi 3 giorni daremo l'opportunità alle famiglie, ai ragazzi, ai nonni di poter scambiare libri di lettura, testi scolastici, fare donazione di libri che andranno ad arricchire la biblioteca della Proloco di Airola e del Comune di Airola. Non mancheranno gli incontri con gli autori. Venerdì apriremo con la raccolta di poesie di Rosa Maglione, una nostra concittadina ma anche socia della Proloco, e sabato invece avremo l'incontro con Corrado Taranto, nipote di Nino Taranto, autore del libro Anime Semplice. E poi nell'ambito della rassegna editoriale abbiamo voluto ricordare e celebrare l'anniversario dei 130 anni della fondazione del Mattino di Napoli con una mostra documentaria curata da Pantaleone Dentice, che ha messo a disposizione la sua collezione di prime pagine dello storico quotidiano napoletano, realizzando anche una suggestiva riproduzione della vita di redazione. A corredare la mostra dedicata al Mattino, riviste, giornali, bozzetti, fotografie legate alle notizie che hanno fatto la storia della prestigiosa testata giornalistica, che ha sempre combattuto con il pensiero e la penna le battaglie di legalità e di libertà. Da non perdere la chiusura di questi 3 giorni. Domenica 19 alle 17:30 infatti si terrà il dibattito comunicazione e legalità nell'Italia dei cambiamenti. Interverranno la dottoressa Antonietta Capone, presidente del circolo Matilde Serao di Airola, Giusi Giuliano, giornalista del Mattino, Andrea Ferraro, responsabile redazione del Mattino di Benevento, Mario Tirino, docente dell'Università degli Studi di Salerno, Carlo Fucci, il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Isernia. E poi un ringraziamento va alla preside del Lombardi di Airola per la preziosa collaborazione, i ragazzi del liceo musicale e i loro insegnanti, la preside Falzarano dell'Istituto Luigi Vanvitelli per la piena disponibilità a fornirci gli elenchi dei testi scolastici.